Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, adesso, proprio in questo momento, ho sentito certe notizie di calciomercato, soprattutto quello che sta facendo la Juventus in questo momento. Beh, sinceramente, non è per niente soddisfatto di quello che ho sentito, purtroppo, ma la Juve, secondo me, fino a questo momento ha preso. Vabbè, a parte che ha preso Douglas Costa, sì, è un giocatore importante, ma anche presto di dire che lui farà proprio fare la differenza nella nostra squadra. Speriamo di vederlo spesso, anzi sempre, durante questa stagione che sta per iniziare, però sinceramente manca sempre qualcosa, qualcos'altro. Sì, forse si parla di Kroos, ma non credo proprio che lui potrebbe arrivare a Torino, soprattutto perché la Juve, secondo me, la Juve non è una di quelle squadre che offre, soprattutto dal primo momento, tanti soldi alle società. No, nel senso che mi ricordo un caso di, non so tutto, ma ad esempio Kroos in certo periodo della sua carriera, proprio quando è arrivato al Real Madrid. Sì, è arrivato quando era già un giocatore importante, uno dei centrocampisti più importanti d'Europa. Adesso già, secondo me, ha qualcosa di più rispetto di questi anni passati. Però voglio dire che Real Madrid ha riuscito a toglierlo da un'altra squadra importante. Dall'avversario, diciamo, in Europa, tipo Bayern Monaco, e quindi alla Juve manca questo. A parte che noi possiamo prendere, ad esempio, Higuaín, che secondo me resta un grande acquisto, ci mancherebbe, anche Pjanic. Forse Pjanic come l'acquisto, forse sarebbe anche strano di dirlo questo, però non neanche strano. Pjanic, secondo me, anche perché è un po' più giovane di Higuaín, secondo me è un acquisto ancora più importante, perché credo che uno di quelli che rimarranno con la Juve, forse per questi prossimi anni, per tanti anni. Vabbè, quindi Higuaín del Napoli, Pjanic della Roma, abbiamo fatto bene di prendere questi giocatori, ma non per toglierli soprattutto dalle squadre avversarie, anche questo. Però perché la Juve non può fare lo stesso più o meno in Europa? C'è la spiegazione perché le società come Bayern Monaco e Real Madrid, loro sono ma proprio sono capaci di fare queste offerte dal punto di vista finanziario sono ancora, secondo me, ancora più in giù rispetto della Juve. Però sinceramente c'è la politica dei club. E poi quando ho sentito che Morata potrebbe sinceramente arrivare al Milan e il suo ingaggio sarebbe più o meno 7 e mezzo milioni all'anno, ma Morata che con tutto il rispetto, cioè, certo che lui ha giocato nella Juve 2 stagioni, ci ha fatto sognare anche in Champions, quindi ci ha aiutato molto, però Morata non è che, sinceramente, non è un grandissimo attaccante, dai. Se fosse così grande e così importante per Real Madrid, sicuramente avrebbe avuto più minuti in campo. Quindi c'è la spiegazione. Però un giocatore che non ha giocato spesso, sinceramente, durante questa stagione. La stagione scorsa e vale 90 milioni secondo quei soldi che li vuole Real Madrid. Quindi io veramente mi impazzisco quando sento queste cifre. Quindi Morata 90 milioni, però noi invece abbiamo venduto ad esempio Bonucci, un giocatore così importante al Milan, una squadra che praticamente non ha vinto niente durante questi anni e non vincerà ancora un cazzo, ve lo garantisco io, ragazzi. Voi vedrete, perché a parte che
il Milan sta facendo un mercato. Vabbè, a parte questo, volevo dire che Bonucci è andato al Milan. Sì, abbiamo preso, dico. L'abbiamo venduto per 42 milioni e basta. La storia è finita. Quindi il calcio è strano, il calciomercato è così, è un assurdo secondo me, soprattutto in un periodo così come questo di oggi, nel senso che le cose sono cambiate, sono talmente cambiate. Adesso non mi indovino sentire certe cifre tipo dei 100 milioni per Neymar, quell'offerta che magari ci sta per Neymar per mandarlo. Per portarlo a PSG. Beh, è una cosa veramente assurda. Come un giocatore può costare questi soldi? No, vabbè, sicuramente queste sono le realtà, si capisce. Però dispiace, fa male al calcio. E poi ci sono ancora quelle polemiche del rinnovo di contratto di Donnarumma, ma questo, vabbè, questo si tratta della sua carriera, delle sue scelte anche, però un giocatore come lui che ha compiuto appena 18 anni e prenderà l'ingaggio più o meno 6 milioni all'anno. Quindi qualcosa vuol dire che il calcio è cambiato per gli ultimi anni, è quasi come un'altra cosa rispetto di quello che era prima. Vabbè, tornando al discorso che facevo prima, vabbè, la Juve ha preso due o tre giocatori. Per adesso, quello che si trattava di Schick non ci siamo ancora riusciti a portarlo a Torino, nel senso che non ha fatto le visite mediche, adesso non si capisce molto, diciamo, di questa situazione. Bernardeschi è quasi alla Juve e va bene. Dico va bene perché è un giocatore giovane, vabbè, come De Sciglio anche, però De Sciglio non credo che lui sia un gran talento. Con tutto il rispetto, un ragazzo giovane, 24 anni, però vorrei essere ottimista, vorrei che anche lui fra qualche anno diventi uno come, vabbè, Bonucci nel suo ruolo, perché quando Bonucci è arrivato alla Juve ha avuto 23 anni, De Sciglio adesso 24. Sono due cose diverse, sicuramente. Non è la stessa cosa. Bonucci già ha giocato al Bari qualche anno, cioè, invece De Sciglio è uno che ha già giocato in una grande squadra come il Milan, anche se i fatti parlano che il Milan non è una grande squadra durante questi anni, però sto parlando del nome, quindi storicamente il Milan è una grande squadra, lui ha già avuto questa esperienza. Però non sa vincere, come si dice, nel senso che alla Juve le cose vanno diversamente, sicuramente al rispetto di quello che lui ha visto al Milan. Poi lui ha cresciuto a Milano come un giocatore, come un uomo. Quindi vedremo, vorrei essere ottimista. Fino alla fine forza Juve e adesso aspettiamo qualche partita amichevole. Poi magari io spero che la Juve farà un colpo importante.